dire quello che mi hanno preparato. Una suggestione che l'avevo saltata completamente in questo brano del Vangelo, perché ho detto, ecco, voglio sottolineare un altro aspetto. Però come mi viene questa riflessione, questa davanti a queste affermazioni del profeta Isaia che Gesù stesso riprende, sembra quasi che Dio faccia una scelta. Voi capite, voi non capite niente, vi parlo in parabole. Ecco così, voi vi salvate e voi invece vi dannate, sembra così, no? Ecco, una lettura così superficiale, veloce. Non è così in fondo. Un esempio, ecco, diciamo, quante volte abbiamo tutti incontrato delle coppie, tutti e due bellissimi, non hanno problemi economici, amici che li possono benissimo sostenere, eppure arrabbiati, non si sopportano, continuamente in conflitto l'uno con l'altro. Poi vediamo altre coppie con tanti problemi, soldi che non arrivano alla fine del mese, magari non belli come gli altri, quindi anche diciamo fisicamente non nei canoni estetici di questo mondo, però li troviamo con una carica di gioia, di amore, si danno una tenerezza, un amore che contagiano. Penso che sia la stessa cosa. Il Signore ai primi e ai secondi dà la stessa possibilità di amore. Anzi, ne dà di più. Ma siccome io mi chiudo perché penso solo a me stesso, mi impedisco di vedere la bellezza e il dono di grazia che il Signore mi mette davanti. Mi acceco. Sono io che mi impedisco di vedere la bellezza e il dono che l'altro è per me. Così la parola di Dio è donata a tutti, come la pioggia e la neve scendono dal cielo. Gesù dirà anche più avanti, sempre nel Vangelo, il Padre mio fa scendere l'acqua sui buoni e sui cattivi, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Perché allora qualcuno benedice e l'altro maledice, bestemmia? Perché qualcuno ringrazia e l'altro non ha mai motivo di ringraziamento. Eppure l'amore di Dio si riversa su tutti. Allora non è Dio che fa la distinzione, è il mio cuore che fa la distinzione, che si chiude o si apre alla grazia. Ecco, diciamo una parentesi che ho voluto aprire su questo brano, perché tante volte magari ci rimane la mano, ma allora se io non capisco è perché Dio non vuole che io capisca, e allora sono condannato, un po' come dicevano i calvinisti, Calvino, che ci sono due cavalli, o cavalchiamo il cavallo bianco della predestinazione al cielo, oppure non c'è niente da fare perché cavalchiamo il cavallo nero e siamo destinati all'inferno. Qualunque cosa tu farai sei un disgraziato e non ti salverai mai. Questo è un po'. Invece no, l'offerta di amore di Dio è per tutti, è la mia predisposizione, è il mio cuore, è il mio sguardo che cambia. Ma diciamo, ecco, oggi siamo alla conclusione, quindi questo volevo dire, ecco, la parabola è molto bella, abbiamo la parabola del seminatore, ed è bello che quest'anno, anche come segno, tanto del ricordo di questa tenda, non abbiamo fatto una maglietta, ma è stato fatto uno zaino. Lo possiamo immaginare questa mattina come la sacca dove il seminatore, a quel tempo, adesso non è più così, lo sappiamo bene, ma riponeva il suo seme per andare a spargerlo con abbondanza sul terreno che aveva davanti a sé preparato. Ecco, e quindi ecco, immaginiamo proprio questo, siamo per partire, abbiamo la nostra sacca, abbiamo il nostro zaino, abbiamo il nostro cuore carico, tanta preghiera, tante suggestioni,
ricevute attraverso anche non solo le catechesi, ma anche lo stare insieme. Anche questo ci ha dato motivo per ringraziare, per gioire e per riflettere sul nostro cammino di personale e come movimento, come comunità. E dobbiamo partire per annunciare. Siamo questi seminatori incaricati, ecco, di seminare dove? Non scegliendo il terreno, perché non sta a noi sapere se tu sei buono e se tu sei cattivo, se tu un po' così così. No, non si vede il terreno. Dicono che in Palestina non c'era, non si arava prima il terreno. Quindi ecco, magari le rocce non si vedevano subito. Le spine, vabbè, quelle crescono per conto loro, non c'è bisogno di vederle, vengono dopo, ma ecco, quindi ci si accorgeva dopo magari se sotto quello strato leggero di terreno c'erano le rocce, c'erano le pietre. Ecco, dicono che appunto si arava dopo e quindi ci si accorgeva dopo, ma al di là di come si... ecco, non siamo noi incaricati. Gesù ci insegna a seminare semplicemente il seme in abbondanza, senza calcolo. Secondo, perché devo seminare? Perché devo impegnarmi in questo? Perché il traguardo che mi è posto davanti è la vita eterna. Abbiamo ascoltato la lettera di San Paolo ai Romani, e dove ci dice che c'è un gemito, c'è un grido del cuore, che non è solo dell'uomo, non è solo nostro, ma è di tutta la creazione. Anche la natura geme e soffre, in attesa di che cosa? Della piena manifestazione di noi figli di Dio. Allora questo brano ci dice due cose. Primo, va bene che c'è un'attesa, che c'è qualcosa che non... la sofferenza della creazione la possiamo vedere in mille cose, anche in questo gemere della mancanza dell'acqua, del troppo caldo, ma c'è soprattutto qualcosa che dice a me: se allora oggi o domani sento una nostalgia, se vedo un'incompletezza, vedo qualche contraddizione attorno a me, una sofferenza, qualcosa, è perché non siamo ancora arrivati, siamo in cammino, abbiamo già le primizie, sentiamo, già pregustiamo la dolcezza di frutti maturi, ma non è ancora giunto il tempo. Questo è il tempo, sì, delle primizie, dell'anticipo, ma la vera paga, se vogliamo dire, ci è stato dato un acconto. San Paolo usa un'immagine, la caparra dello spirito, ci è stato dato un anticipo, ma la vera pienezza di Spirito Santo, quando lo Spirito Santo ci riempirà completamente e da carnali diventeremo spirituali, da deboli verremo pienamente pneumatizzati, una parola difficile, vuol dire semplicemente spiritualizzati, riempiti completamente dello Spirito Santo, ecco, sarà il momento della fine dei tempi. Ecco, allora diciamo, ecco, se sentiamo qualche volta un po' di tristezza, pensiamola come sofferenza dell'attesa, come nostalgia di qualcosa di bello che abbiamo semplicemente assaporato, ma che non ne siamo ancora entrati in possesso. C'è un cammino, un percorso, un qualcosa che il Signore ci fa pregustare per darci il gusto del camminare. Chi ha fatto delle camminate lunghe, ma anche il percorso di Santiago, di tappa in tappa c'è qualcosa che ti attira, ti riscalda il cuore, ma non è sempre così tutto il cammino. A un certo punto se si vuole fermare, voglio tornare indietro, ma chi me l'ha fatto fare? C'ho le vesciche così sotto i piedi,
C'ho male da tutte le parti, le spalle mi fanno male a portare lo zaino. Ma dicono che quando si arriva a Monte Dogoso, il monte della gioia, che non è un monte, ma semplicemente un rialzamento, una piccola collina, e da lì si vede la cattedrale di Santiago. Si chiama appunto Monte della Gioia. Ecco, possiamo dire che ogni tanto il Signore ci fa salire su quel piccolo monte, ci dà l'anticipo, ecco, ci dà il gusto, continua, riprendi, guarda qual è il traguardo, guarda qual è la meta. Ecco, noi dobbiamo lavorare per questo. Basta, adesso concludiamo, riflettiamo un pochettino su quello che abbiamo messo sul nostro zaino, nel nostro bagaglio, e ci prepariamo a quello che è ad ascoltare, ad accogliere alcuni che si consacreranno, che riceveranno per la prima volta la croce della consacrazione, dell'impegno al movimento, e altri che la rinnoveranno.